ragazzi, bentornati su Mondo Virtuale, c'è Gianni, sono Maga, lui è Dalm. Oggi nuovo Maga consiglia sui fumetti, abbiamo Capitan America, la patria dei coraggiosi. Eh sì, è la versione legacy di questo supereroe dopo gli avvenimenti di Secret Empire, dove abbiamo visto un Capitan America, diciamo, prodigato all'Hydra. Qui invece ritornano i panni del supereroe a stelle strisce. E vi lanciamo subito il sasso, vi porteremo l'omnibus prossimamente, lo stiamo ultimando e poi vi porteremo immediatamente quell'omnibus lì. Ma passiamo a dopo. A dopo, esatto. Troviamo un Cap che è segnato profondamente dagli avvenimenti appunto di Secret Empire e che sta un po' cercando se stesso, sta un po' cercando il suo credo americano, e nel farlo si imbatte in un nuovo gruppo di terroristi chiamato Rampart. Allora, è una storia dove la figura di Capitan America viene messa in primo piano, cioè vi fa capire quanto è importante Capitan America all'interno dei fumetti, ma non solo, per le persone americane. Quindi non trovate i soliti luoghi, New York, Los Angeles, insomma tutte le super mega iper città che pullulano di supereroi. Qua trovate le persone comuni che vanno a tipo prendere Capitan America per mano e portarlo dentro casa loro, cioè lo aiutano a ritrovare un po' se stesso. Esatto, e nel farlo c'è un team di artisti che, già a parlare dello sceneggiatore, ovvero Mark Waid, dovrebbe farvi tuonare in testa qualcosa. Un Mark Waid anche qui all'apice, come l'abbiamo visto nella serie regolare di Daredevil, quando preso in mano lui, era diventata nuova. Era una bellissima serie regolare che però secondo me è andata giù nel finale, cosa che anche su questo fumetto devo dire non è differente, perché io avevo scritto anche a Dalm, se mi va avanti come i primi due numeri probabilmente è il mio fumetto di Capitan America preferito, perché i primi due numeri di questo volume sono spaziali, cioè hanno veramente colto in pieno lo spirito di Capitan America. Dopo però, siccome che adesso vanno di moda tanto questi viaggi nel tempo, hanno deciso di andare a campi. E la storia è bella, fila, è una storia che consiglio, però poteva diventare il must, e dico il must delle storie di Capitan America, e ci è mancato veramente un soffio. Dai, non è ancora finito, diciamo che il Cap subirà anche lui un fresh start, mi pare, come tutti, e quindi da lì vedremo un po' cosa succederà. Intanto questo fumetto ve lo consigliamo perché? Perché è un punto ideale per l'inizio, diciamo, delle un'ipotetica lettura di Captain America senza dover andare a recuperare chissà che cosa. Qui avete i primi numeri della serie Legacy dal, non mi ricordo... 695-704. Hanno mantenuto la numerazione originale. Sì, ma vanno avanti adesso perché vogliono un po' copiare, diciamo, la DC, perché hai presente la storia di Mille? Sì, la storia di Mille. Quindi, comunque è un team d'artisti, Mark Waid, Chris Samne e Leonardo Romero, che hanno fatto un bel lavoro, cioè anche a livello di disegni. Non ha niente, e dico niente, che non va, è perfetto. Ci sono anche dei nemici storici, e non solo suoi, perché c'è anche Kraven il cacciatore, c'è anche Teschio Rosso ovviamente, ma questi salti nel tempo, questi viaggi temporali, che sinceramente non mi fanno impazzire, hanno un po' spezzettato il ritmo del fumetto, e che è un peccato. È bello, è veramente bello, però veramente ho lì proprio la mare in bocca, perché poteva essere magnifico. Una cosa che mi ha colpito molto è rivedere Capitan America in una situazione che non è proprio nuova. Diciamo che ce l'ha già finito più o meno, e in questo caso ci ritorna, e fa un po' ridere la cosa, però tutto sommato a livello di escamotage narrativo non è da buttare via, perché è un rimando proprio al Captain America vero e proprio. Sì, hanno fatto tipo un modo alternativo di fare un viaggio nel tempo e di trovare una cosa, di dire, beh, se non c'è Cap succede questo. Sì. Dai, ragazzi, è una storia bella. È una storia che ha avuto anche molto successo anche in patria, però ci lascia un po' con... bravo, ma non con lode. Sì, non è un 10 su 10, tiriamo via un paio di punti. Diciamo che la storia definitiva di Captain America ancora deve capitarsi tra le mani di nuovo, perché ce ne sono un sacco di storie molto belle sul personaggio. In questo caso ci aspettavamo qualcosina di più. Noi vi ricordiamo, concludendo il tutto, di iscrivervi al Mondo Virtuale, cioè sia su Facebook che su YouTube, con una bella campanellina, che sia se la cliccate adesso, sia se la cliccavate prima, sia se la cliccate nel futuro, la attiverete.
diciamo che noi viaggi nel tempo. Sì, sì. Esatto, per ricevere le notifiche su tutti i nostri video che facciamo all'interno di questo bellissimo canale, il più bel canale di YouTube. Esatto, noi siamo anche su altri social, oltre a YouTube, si può definire social. Sì, siamo social. Siamo social, siamo anche su altri social, da Facebook, Instagram, Twitch e quant'altro. Qua passano tutte le cose, i loghi e quant'altro, e divertitevi a seguirci un po' dappertutto. Sì, leggete i fumetti, mi raccomando, condividete il video, lasciate un bel like, usate il nostro hashtag, sono virtuale, e fateci sapere se vi è piaciuto. Esatto, sotto con i commenti. Ciao ragazzi! Ciao! C'è il link sotto, mi raccomando. Sì, ciao.